circuito virtuoso di fare imprese in modo ecosostenibile come risposta anche alla crisi. Ma questa proposta di legge regionale sulla riconversione ecologica e sociale che presentiamo pubblicamente oggi qui alla Regione Lazio ha proprio questo obiettivo, quello di rispondere a due crisi. Da una parte una crisi ambientale sempre più grave anche nella nostra regione, ma in realtà un'emergenza che ha una dimensione nazionale, e dall'altra parte rispondere ad una crisi occupazionale, anche questa sempre più forte. Nel 2013 in Lazio hanno chiuso 90 imprese al giorno. Questa proposta che consegneremo nelle mani della Giunta regionale e quindi del vicepresidente Massimiliano Smeriglio vuole creare degli strumenti legislativi e finanziari per agevolare e promuovere dei processi di riconversione ecologica che possano mantenere l'occupazione, creare nuova occupazione buona e soprattutto rendere più compatibile il modello produttivo, perché dobbiamo renderci conto che il nostro pianeta ha dei limiti ecologici e purtroppo il modello economico ha ampiamente sforato questi limiti. Sì, perché dall'ecologia, dalla salvaguardia ambientale, dalla salvaguardia e la tutela del territorio, dalla salvaguardia dei diritti umani, effettivamente si può creare occupazione. Occupazione perché oggi c'è necessità di risanare il territorio e c'è la necessità di risanare i processi produttivi e le produzioni. Anche il sindacato è presente oggi in questa iniziativa perché l'ambiente deve essere un'opportunità di lavoro e di rilancio. Assolutamente sì, noi il tema vero che abbiamo complessivamente è uscire dalla crisi, e dalla crisi si esce se c'è anche una politica di investimenti, ma anche se si cambia il modello di sviluppo, perché i filoni portanti della crescita romana e regionale sono stati, come sappiamo, l'edilizia, come sappiamo, i servizi e il commercio, e un po' il turismo e il pubblico chiaramente. Ora abbiamo bisogno di cambiare un po' segno, di riportare al centro l'innovazione, la tecnologia, la ricerca, la sostenibilità, e quindi bisogna cambiare i connotati a questo modello di sviluppo se vogliamo far ripartire il lavoro, la crescita, l'occupazione e anche la buona occupazione. Possiamo dire che dopo anni in cui si è creduto che l'unico progresso fosse a scapito dell'ambiente si comincia a capire invece che è proprio il contrario. Assolutamente sì, non pensiamo di vivere appunto la dimensione ambientale come un capitolo a parte rispetto al modello di sviluppo. La conversione ecologica è al centro del modello che vogliamo costruire, lo stiamo già facendo posizionando i fondi europei dentro questo paradigma, e oggi con questa legge proviamo a mettere a sistema un modello che punta tutto sulla sostenibilità ambientale e la riconversione del nostro sistema produttivo. La green economy non riguarda, diciamo, la bottega del commercio equo e solidale sotto casa, riguarda la chimica, la meccanica, l'agricoltura, e quindi un ridisegno complessivo delle nostre economie.